Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Il punto chiave del concetto è la comprensione di come l'uomo costruisce il suo personale paradiso. Qui, su questo piano della mente divina, esiste, come abbiamo detto, tutta la bellezza e la gloria concepibili. Ma l'uomo può guardarvi solo attraverso le finestre che lui stesso si è costruito. Ognuna delle sue forme pensiero è come una finestra attraverso la quale può ricevere risposte dalla forza presente al di fuori. Se si è occupato principalmente di cose materiali durante la sua vita terrena, allora ha costruito per sé solo poche finestre attraverso cui la gloria superiore può risplendere su di lui. E comunque, ogni uomo avrà avuto qualche sprazzo di sentimento puro ed incondizionato, ed anche se fosse stato una sola volta in tutta la sua vita, quello adesso sarà per lui una tale finestra. Ogni uomo, eccetto chi è ad uno stadio molto primitivo, sicuramente avrà questa meravigliosa beatitudine. Invece di dire, come convenzionalmente, che alcuni uomini vanno all'inferno ed altri in paradiso, sarebbe più corretto dire che tutti gli uomini sperimenteranno la loro parte di entrambi gli stati. Se proprio dobbiamo chiamare la vita astrale più bassa con un nome così orribile come inferno. E ciò che differisce è solo la proporzione. Dobbiamo tener presente che l'anima dell'uomo ordinario è ancora ad uno stadio iniziale della sua evoluzione. Egli ha imparato ad usare il suo veicolo fisico con relativa facilità e riesce anche a funzionare abbastanza agevolmente nel suo corpo astrale, anche se raramente riesce a mantenerne la memoria nel suo cervello fisico. Ma il suo corpo mentale non è ancora un veicolo propriamente detto, né impiega i suoi sensi nel modo consueto per ricevere informazioni. Perciò non dobbiamo pensarlo in condizioni di grande attività o con la capacità di muoversi liberamente, come fa sui piani astrali. Qui la sua condizione è principalmente ricettiva e la sua comunicazione col mondo al di fuori di lui avviene solo attraverso le sue finestre e perciò è veramente molto limitata. L'uomo che può esercitare una piena attività è già quasi più di un uomo, poiché deve essere uno spirito glorificato, una grande entità altamente evoluta. Là avrebbe piena consapevolezza e userebbe il suo veicolo mentale liberamente, alla stessa stregua di come l'uomo ordinario usa il suo corpo fisico. E di fronte ad esso si aprirebbero vasti campi di conoscenza superiore. Ma qui stiamo parlando di chi è meno evoluto di così. Di chi ha le sue finestre e vede solo attraverso di esse. Per capire il suo paradiso dobbiamo considerare due punti: la sua relazione al piano stesso e la sua relazione ai suoi amici. La prima questione si divide a sua volta in due parti, poiché dobbiamo considerare prima la materia del piano così come viene modellata dai suoi pensieri e poi le forze del piano che vengono evocate in risposta alle sue aspirazioni. Ho detto di come l'uomo circondi se stesso di forme pensiero. Qui, su questo piano, siamo proprio nella casa del pensiero,
Perciò queste forme sono assolutamente importanti rispetto a tale considerazione. Esistono forze viventi intorno a lui, potenti abitanti angelici di questo piano, e molti dei loro ordini sono molto sensibili a certe aspirazioni dell'uomo e prontamente gli rispondono. Ma naturalmente, sia i suoi pensieri che le aspirazioni procedono solo lungo le linee che egli ha già preparato durante la vita terrena. Potrebbe sembrare che, nel momento in cui egli si trasferisce ad un piano di tale forza e vitalità trascendenti, egli potrebbe essere trascinato verso attività completamente nuove, lungo linee inesplorate, ma ciò non è possibile. Il suo corpo mentale non è assolutamente dello stesso ordine degli altri veicoli e non è così pienamente sotto il suo controllo. Tutto ciò che è passato attraverso molte vite è stato abituato a ricevere impressioni e spinte all'azione dal basso, attraverso i veicoli inferiori, principalmente dal suo corpo fisico e a volte dall'astrale. È stato fatto molto poco per ricevere vibrazioni mentali dirette su questo piano e non riesce a cominciare improvvisamente ad accettare di rispondere ad esse. Allora, praticamente, l'uomo non inizia nessun nuovo pensiero, ma solo quelli che ha già formato, le finestre attraverso le quali egli guarda il suo nuovo mondo. Riguardo a queste finestre, esse possono variare in due modi: nella direzione nella quale guardano e nel tipo di vetro di cui sono formate. Ci sono molte direzioni che il pensiero superiore può prendere. Alcune di queste, come l'affetto e la devozione, hanno caratteristiche così personali che forse è meglio considerarle nella relazione della persona con gli altri. Quindi parliamo di un caso in cui questo elemento non esiste, dove cioè trattiamo solo delle influenze che lo circondano. Supponiamo che una delle finestre verso il paradiso sia la musica. In questo caso abbiamo una forza molto potente. Tutti sappiamo quanto la musica possa elevare un uomo, trasformarlo per un po' in un nuovo essere, in un nuovo mondo. Se avete mai provato questa esperienza, capirete che siamo in presenza di uno stupendo potere. L'uomo che non ha la musica nella sua anima non ha finestre aperte in quella direzione. Ma un uomo che ha una finestra musicale riceverà attraverso di essa tre gruppi di impressioni completamente diversi, ognuno dei quali, comunque, sarà modificato dal tipo di vetro di cui la finestra è costituita. È ovvio che questo vetro può costituire un grande limite alla sua percezione. Può essere colorato e lasciar passare solo certi tipi di raggi di luce, o può essere di materiale grezzo e perciò distorcere e oscurare tutti i raggi che lo attraversano. Per esempio, un uomo sulla Terra può essere stato capace di apprezzare solo un certo tipo di musica e così via. Ma supponendo che la sua finestra musicale sia di buona qualità, cosa riceverà attraverso essa? Per prima cosa sentirà quella musica che è l'espressione del movimento ordinato delle forze del piano. C'era qualcosa di vero dietro l'idea poetica della musica delle sfere, perché su questi piani superiori qualsiasi movimento e azione producono gloriose armonie di suoni e colori. Tutto il pensiero si esprime in questo modo, il proprio così come l'altrui.
in una deliziosa serie indescrivibile di accordi mutevoli, come di migliaia di arpe eoliche. Questa manifestazione musicale della vita vivida e splendente del paradiso sarebbe per lui una specie di delizioso sottofondo sempre presente in tutte le sue altre esperienze. In secondo luogo, fra gli abitanti di questo piano c'è una classe di entità, un grande ordine di angeli, come i nostri amici cristiani li chiamerebbero, che si dedicano in particolare alla musica, con cui abitualmente esprimono se stessi, molto più che con altri mezzi. Si parla di loro negli antichi libri indù, col nome di Gandharvas. L'uomo, la cui anima è accordata alla musica, attrarrà sicuramente la loro attenzione e riuscirà a connettersi con alcuni di loro, imparando così con sempre maggior gioia tutte le meravigliose combinazioni che essi compongono. In terzo luogo, sarà un attento ascoltatore e apprezzatore della musica eseguita dai suoi simili nel paradiso. Pensate a quanti grandi compositori lo hanno preceduto: Bach, Beethoven, Mendelssohn, Handel, Mozart, Rossini. Sono tutti là, non morti, ma pieni di vita vigorosa, e vi lavorano incessantemente, componendo armonie molto più gloriose di qualunque altra mai udita sulla terra. Ognuno di essi è una fonte di meravigliose melodie e molte aspirazioni dei nostri musicisti terreni è, in realtà, solo una debole e lontana eco della dolcezza del loro canto. Molto più di quanto possiamo comprendere del genio di questo mondo inferiore, non è altro che il riflesso dei poteri liberi di coloro che sono trapassati prima di noi. Più spesso di quanto pensiamo, l'uomo recettivo può, qui, catturare alcuni loro pensieri e riprodurli, per quanto può essere possibile in questa sfera inferiore. I grandi maestri della musica ci hanno raccontato di come a volte udissero per intero, suonati da un accordo dentro le loro orecchie, grandi oratori, marce, nobili cori. Come fu questo il modo con cui giunse loro l'ispirazione? E come quando cercavano di scrivere la musica in note occorressero molte pagine per esprimerla? Questo indica esattamente il modo nel quale la musica del paradiso differisce da quella che conosciamo qui. Un solo accordo là può esprimere ciò che qui richiederebbe ore per essere reso con molta minore efficacia. Esperienze molto simili accadrebbero all'uomo appassionato di arte. Anche egli avrebbe le stesse possibilità di deliziarsi, perché l'ordine del pianto si esprime nei colori come nella musica, e gli studenti di teosofia conoscono bene il fatto che i Deva hanno un linguaggio dei colori, un ordine di spiriti che comunicano fra di loro attraverso lampi di splendidi colori. Ancora, tutti i grandi artisti medievali stanno ancora lavorando, non col pennello e le tele, ma plasmando materia mentale col potere del pensiero in modo infinitamente più facile e soddisfacente. Ogni artista sa quanto ciò che concepisce con la mente sia ben al di là dell'espressione, anche la più riuscita su carta e tela. Ma qui pensare è creare, ed è impossibile la delusione.
La medesima cosa vale per tutte le direzioni del pensiero, così che là esiste un'infinità di cui gioire e da conoscere, molto al di là di ciò che le nostre menti limitate possono concepire qui.